Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo gameplay su Atari 800XL. Il titolo che andremo a vedere oggi appartiene alla categoria dei platform e fu sviluppato e pubblicato dalla Activision nel 1984. Sto parlando di Hero, in origine prodotto per Atari 2006 e convertito poi per numerose console e home computer dell'epoca. Nei panni di un personaggio chiamato Roderick Hero, dobbiamo scendere lungo la miniera di Monte Leone per recuperare delle persone rimaste intrappolate, il tutto utilizzando un'elica posta sullo zaino e altri gadget che lo aiuteranno nell'impresa. Il nome Hero, contrariamente a quanto si poteva pensare, non indicava l'eroe in questione, ma era l'acronimo di Helicopter Emergency Rescue Operation, in riferimento a quello che era lo scopo principale del gioco. E andiamo subito a vedere come si presenta questo titolo. Oggi a commentare il gameplay qui con me c'è un ospite d'eccezione, ovvero Roberto Piredda. Ciao Roberto! Ciao Massimo, ciao, grazie ancora di avermi invitato e sono felicissimo di farti compagnia in questo bellissimo gioco. Ti ringrazio, grazie a te. E allora andiamo subito a giocare. Partiamo. Ed eccolo qui, Hero della Activision. Bisogna andare a recuperare i minatori, così come nella versione che abbiamo visto sul Commodore 64, che tu sicuramente hai giocato. Sì, sì, assolutamente. Mi sono divertito parecchio, fatto incazzare tanto. Perché fa un po' incazzare, poi nei livelli successivi effettivamente, questo gioco. Che poi non noto tanta differenza, cioè nel senso che... No, infatti, graficamente è molto molto ben curato, anche qui sull'Atari 800XL. Esatto, infatti non noto grandissima differenza e rimane lo stesso fascino conosciuto nel Commodore. Nel Commodore, sì, sì, sì. Gioco appartenente tra l'altro alla prima generazione, siamo nel 1984, quindi era fatto molto semplice, però riusciva nel suo piccolo a intrattenere per qualche ora, devo dire che... Assolutamente, assolutamente. Sai che poi leggevo tra l'altro una cosa interessante, che poi è passato, c'è stato anche il contributo della Sega che ha voluto appunto diciamo divulgare questa tipologia di gioco, quindi c'è stato un po', come dire, è cresciuto nel tempo Hero. Sì, 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 sì. Non so addirittura se ho sentito che avevano fatto un remake di recente, non ne sono sicuro, potrei anche sbagliare, però... Beh, c'è stato uno sviluppo tra le macchine, diciamo, più recenti, è stato il Game Gear. Che l'ha riproposto. Sì, sì. Sì, sì. Sì, perché poi alla fine tanti classici vengono riproposti in chiave moderna e quindi si dà la possibilità magari anche alle nuove generazioni di conoscere un po', attraverso le nuove piattaforme, quello che è stato il mondo dei videogame. Di quell'epoca, sì, sì, dell'epoca, sì, che abbiamo vissuto noi quando eravamo ragazzini. No, ma infatti adesso un po' dovremmo abituarci, ho visto che ha avuto anche un bel, sta avendo delle buone vendite nonostante l'uscita prematura, anche Resident Evil 2 rivisto in chiave naturalmente moderna, direttamente prodotto per PlayStation 4 e anche per personal computer. E questo dimostra come si vuole rispolverare la vecchia tecnologia, magari a volte, come dire, rimasterizzandola con effetti grafici più moderni per un po' accattivare anche il pubblico più giovane, ma dall'altra parte anche per far rivivere le emozioni che abbiamo conosciuto noi magari 30 anni fa e oggi le riviviamo in una chiave diversa, ma sicuramente lo spirito del gioco e l'ambientazione, la storia e quello che poi alla fine sono le cose più importanti che devono essere tramandate di quella tipologia di videogiochi è uguale, è la stessa. Certo. Però insomma è una bella, sono belle proposte, ma sì, presumo, sì, che da adesso ai prossimi anni ne vedremo delle belle, visto che ormai tra console riproposte purtroppo ancora mai queste console stanno facendo in chiave emulativa, però certo, nel momento in cui queste cose invece vengono un pochettino curate meglio sotto tanti punti di vista, penso che la nostra generazione, quindi parliamo dai 40 in su, possa rivivere queste cose in maniera molto più bella rispetto a prima, che invece erano diventate oggetti da soffitta, ma è vero, esatto, che la gente li sta tutti rispolverando, quindi vuol dire, esatto, che la passione ce la stanno ricontagiando un po'. Eh sì, perché poi alla fine è una questione di contagio, quindi si parte da chi, cioè c'è sempre qualcuno che inizia e poi magari
quello che fa, quello che propone uno, poi viene riproposto anche da altre persone. C'è chi ha voglia di farlo anche un po' a modo suo, e quindi certo, sì, c'è sempre un'innovazione, un qualcosa di nuovo che viene ad aggiungersi, e questa è una cosa anche bella effettivamente. Io qui nel frattempo sono arrivato a un livello in cui ci sono i muri di magma, e qua siamo già a livello 7, un po' più complicato. Vabbè. Beh, non ti invidio, perché anche il livello 7 già dimostra che devi avere una certa capacità, perché qua sono quei giochi dove perdere è un attimo, una frazione di secondo, infatti. Niente, qui devo tornare indietro. Aia, che caspita, lo sapevo, c'era. Sei ricaduto. Sì, perché non sai mai quando... Non sai mai cosa c'è dall'altro lato. Questi punti ce li prendiamo. Però il fascino delle catacombe, di questi giochi... Sì, è disarmante. No, anche perché io non ho mai avuto l'Atari personalmente, però molti giochi Atari li ho rivissuti nel Coleco, li ho rivissuti nel Commodore 64, addirittura anche nel Commodore 16 qualcosina è stata anche un po' rivista, eccetera. Quindi bene o male molti giochi, diciamo che sono stati riassaporati in varie salse, fortunatamente, perché gli stessi produttori hanno poi avuto modo di curare anche le macchine a seguire, di tutto quel palcoscenico di console bellissime, console computer, che sono usciti proprio negli anni 80, che sono un po' rimpianti da tutti, e non solo per i videogiochi. Va bene, dai, io nel frattempo ho finito la partita, direi che può andare bene così. Come gameplay abbiamo dato più o meno un'idea di quella, di quello che è la versione del gioco sull'Atari 800XL. Va bene, dai, questo era Hiro, come abbiamo detto, per Atari 800XL. Noi vi salutiamo qui, continuate a seguirci ragazzi sui nostri canali, mettete un like se il video è stato di vostro gradimento. Io e Roberto vi diamo appuntamento al prossimo gameplay, grazie e arrivederci. Grazie a tutti, ciao ancora, grazie Massimo, un saluto. Grazie a te, ciao.